Beh, sì, in poco tempo non so cosa posso dire, però Angela Merkel sì, effettivamente ha chiesto scusa sul lockdown. Quello che è successo ieri, la marcia indietro sul lockdown di Pasqua, è indicativo di un periodo, diciamo, di estrema difficoltà, forse il più difficile per la cancelliera che è anche a fine mandato a settembre, perché è molto sotto accusa per la campagna vaccinale che anche in Germania non sta ingranando una buona marcia per la mancanza di vaccini, ma anche per una disorganizzazione, sembra incredibile, ma per una disorganizzazione dei tedeschi nella proprio concretizzazione della campagna. Ieri ha fatto marcia indietro, ma ieri la Merkel ha fatto anche un'altra cosa che, diciamo, è passata un po' più in sordina sui media, ma che secondo me è molto importante, anche perché è una mossa che è stata fatta alla vigilia di un Consiglio europeo che prevede la partecipazione straordinaria del Presidente degli Stati Uniti. Ieri si è saputo che il governo tedesco ha chiesto alla Commissione europea di indagare tra i leader europei per capire, di indagare, di aprire, diciamo, le trattative tra i leader europei per esplorare la possibilità, quando l'EMA avrà autorizzato il vaccino russo Sputnik, di firmare un contratto a nome di tutti gli stati europei con la Russia. Altrimenti, e questo la Merkel ha detto venerdì scorso, la Germania potrà fare da sola, sempre quando l'EMA avrà autorizzato il vaccino russo. Draghi ha detto una cosa simile. Il punto, e concludo, sono i tempi, che sono molto importanti. Cioè, potrebbe essere che l'EMA autorizzerà Sputnik quando in Europa avremo già risolto il problema dei vaccini con i vaccini americani. Il problema è che i vaccini americani potrebbero arrivare tardi. Noi ne abbiamo maledettamente bisogno ora. Non possiamo nemmeno permetterci di aspettare la fine di maggio, perché la fine di maggio significa ancora avere davanti a noi altri 2 mesi e più di rallentamento della campagna vaccinale, partire in ritardo con la ripresa delle attività economiche per l'estate e quindi per il turismo, per cui sono 2 mesi, non sono solo 2 mesi, sono 2 mesi Certo, centrali. ma mi sembra centrale anche naturalmente l'aspetto geopolitico della cosa, ovviamente, vista come sottolineavi, no? Vista tra l'altro la presenza di Biden e un accordo, diciamo, dell'Europa nel suo complesso, guidata in primo luogo dalla Germania, avrebbe ovviamente il suo peso con Sputnik, per il vaccino Sputnik. Gianluigi